Come state? Io sto un po' assonnata perché ieri ho fatto un po' le ore piccole, però mi sono ripromessa di non farlo mai più perché il sonno è una cosa sacra, veramente è una cosa fondamentale. E appena vado a dormire dopo la mezzanotte, io di solito vado a dormire per le 11, 11 e mezza. Ma se faccio l'una e mezza è una cosa assurda, no? Chi è che si è collegato? Buongiorno. Allora, oggi il messaggio arriva dai maestri ascesi, dalle dee e dagli angeli. E all'inizio mi ero messa in tutta un altro tipo di energia, un'energia scoppiettante, però poi mi hanno richiamato un attimo alla calma perché forse ci hanno dei messaggi importanti da dirci, quindi ci vuole concentrazione. Allora, iniziamo con i maestri ascesi che ci danno il messaggio per l'inizio della settimana, vediamo che cosa ci dicono. Ovviamente le carte le ho già mischiate, ma le scegliamo insieme. Vedete? La connessione col cuore. Allora, che cosa sta succedendo in questo periodo lo sappiamo, no? Magari sappiamo tante notizie, ma non ci siamo fermati un attimo a riflettere su quello che sta succedendo veramente. Quello che sta succedendo veramente, ve lo dico perché sto ricevendo tante informazioni oggi, sto facendo tante meditazioni, quindi quello che arriva è questo, è arrivato anche in un disegno che ho canalizzato stamattina. C'è bisogno di energia femminile, c'è bisogno di cuore, c'è bisogno di contatto con noi stessi e con chi siamo veramente. Tutto quello che sta succedendo proprio perché noi ci siamo dimenticati di nutrire il nostro spirito, la nostra anima. Che cos'è il cuore? Il cuore è la nostra essenza, il cuore è la nostra parte femminile che è stata schiacciata. E è la parte delle emozioni, è la parte dell'anima. Quindi che cosa ci chiamano a fare i maestri? Come vedete dalla figura, c'è bisogno di accendere il cuore, c'è bisogno di mettere una mano sul cuore tutti i giorni e di riconnetterci con lui, con la nostra vera saggezza. La saggezza non è nella testa, ma è nel cuore. Dobbiamo far sì che sia il cuore a dire alla testa come muoversi e non il contrario. E questo adesso può avvenire finalmente. Dico finalmente perché non sono pro questa situazione, però il lato buono di questa situazione, perché bisogna sempre vedere il lato buono in ogni situazione, è che siamo più connessi, abbiamo più tempo, anzi stiamo vivendo senza tempo, stiamo vivendo proprio senza tempo, dove le giornate passano ma senza un orario, perché non abbiamo niente da fare, non abbiamo da andare a lavorare, non dobbiamo correre come facciamo di solito, non dobbiamo. Possiamo stare più calmi, quindi godiamoci questa dimensione nuova in cui siamo entrati, che è una dimensione del senza tempo, e sfruttiamola per entrare più in contatto con noi stessi. Facciamo meditazione, balliamo, cantiamo,
riscopriamo chi siamo, riscopriamo i creatori che siamo. Il secondo messaggio arriva dalle idee. Chi è? Chi è costei? La vedete voi? Sige, quiet time. No, è fantastico. Dice, take some quiet time alone to rest, meditate e contemplate. Prenditi del tempo per riposare, meditare e contemplare. C'è questa idea che dice così. E questa idea è fatta di stelle, ha un mantello, non so se vedete, ha un manto fatto tutto di stelle. Cioè sembra fatta apposta per la carta di prima. Io ogni volta continuo a meravigliarmi di questa cosa. E Sige non mi era mai uscita, questa è la prima volta che la vedo. È una donna, quindi femminilità, e ci sta dicendo che il miglior momento per prenderci del tempo per noi è la notte. Io di solito la notte, tanto adesso non fa nemmeno tanto, fa tanto freddo, esco fuori al balcone, al terrazzo di casa mia, e ascolto delle musiche, delle meditazioni, e trovo che sia quello il momento migliore per meditare. Semplicemente, anche se non sai come meditare, non fa niente, non è che ci vuole la laurea per meditare. Osservo il manto stellato, mi connetto con qualche stella, senza sapere che stella è, così le guardo e mi lascio ispirare, e trovo nella quiete della notte quello che mi serve. Ieri mi è venuta una frase che ho girato a dei miei amici, ho detto: ragazzi, osservato dall'universo, tutta questa situazione è una caccolina, è un puntolino. Quindi ricordiamoci anche delle reali dimensioni di questa situazione che stiamo vivendo. L'universo ne ha viste di tante, tante di quelle cose ha visto l'universo che noi nemmeno ci immaginiamo, quindi cerchiamo anche di ridimensionare un attimo la portata di quello che sta succedendo. Se ci mettiamo dal punto di vista dell'universo, che ne avrà viste veramente tante, noi alla fine come umani a volte ci diamo troppa importanza, alla fine se ci ricordiamo che siamo polvere di stelle e che ritorneremo stelle, torneremo ad osservare questa situazione come se fossimo stelle, perché noi siamo anche stelle. Dentro il nostro DNA, dentro i nostri organi, nelle ossa, c'è proprio la stessa sostanza di cui sono fatte le stelle. Quindi prenditi del tempo per riconnetterti con le stelle, con la tua essenza, no? È fantastico, è fantastico. Adesso invece vediamo che cosa ci dicono gli angeli. Chakra della gola. Gli angeli ti aiutano a esprimere con amore la tua verità. È tutto connesso con quello che è successo prima, se ci fai caso, no? La tua verità, la tua essenza. Oggi ci invitano ad esprimerla cantando, sbloccando il chakra della gola. Infatti nel mio gruppo Facebook, Riscopri la tua bellezza con Geo, voglio fare dei canti tutti insieme, dei canti di unione, e quindi ci invitano a riscoprire il chakra della gola, che tante volte ce l'abbiamo bloccato. Infatti io pure prima, no, non avevo delle difficoltà nell'esprimermi, nel parlare, nel mostrare agli altri chi sono veramente. C'è una frase di Lizzo, una cantante che mi piace tanto, che dice: when I shine, I allow others to shine. Quando io brillo, permetto agli altri di brillare.
E quindi brilla, canta, gioisci di questa vita, di questo tempo, perché ci abbiamo solo una vita, questo ce lo dobbiamo ricordare, ce lo dobbiamo ricordare sempre. Esprimiti in questa settimana, soprattutto nel fine settimana, ma fallo durante tutta la settimana, ti consiglio io, questa è solo una scia. Esprimiti con la tua gola, canta, parla. E anche esprimi agli altri, come abbiamo detto ieri in una diretta con Martina, dona agli altri le tue paure, esprimi la tua vulnerabilità, perché gli altri si riconosceranno nelle tue sensibilità, nei tuoi dolori, nelle tue sofferenze. E aprendoti agli altri attraverso il chakra della gola con amorevolezza, permetterai agli altri di fare lo stesso e ci sarà una guarigione. Una guarigione di tutto, perché il mondo adesso, la terra, Gaia, ha bisogno di tanto della nostra energia, della nostra volontà, intenzione di guarirci. E se noi guariamo noi, guariremo anche Madre Terra, che adesso sta un po' soffrendo. Grazie. Ve l'ho detto che mi sentivo che questi messaggi sarebbero stati molto profondi. Quindi scrivimi qua sotto nei commenti questa settimana come vuoi mettere concretamente in pratica questi consigli che ci hanno dato, e ci vediamo. Iscriviti al canale, tocca la campanellina, così ogni volta che farò un nuovo video ti arriverà una notifica, e ci vediamo al prossimo video.